sono molto felice per le ragazze perché onestamente la sconfitta sarebbe stata molto pesante e soprattutto immeritata. Per quello che abbiamo visto in campo è sicuramente una squadra che ha giocato per vincere, l'altra che si è difesa e provava in contropiede a giocare. Seppur molto organizzata, però noi abbiamo fatto sicuramente molto molto bene. Sono contento per le ragazze di aver raggiunto questo pareggio per loro, un po' anche per il morale. Continuiamo nella striscia positiva che adesso arriva a 6, e se vogliamo vedere anche la nota positiva, appunto questi risultati che stanno venendo da parecchio. Dobbiamo continuare, non dobbiamo mollare niente, perché dove abbiamo imboccato questo tunnel che in fondo non si vede ancora l'uscita, ma abbiamo trovato, come ho detto di recente, una torcia con tutte le nostre forze che ci aiuta di andare avanti passettino per passettino. Quindi bene così. Per quanto riguarda l'infortunio nel calcio si può stare, abbiamo visto anche i mondiali l'infortunio del portiere adesso non mi ricordo di chi, però ha fatto una cosa simile, quindi se lo fanno ad altri livelli possiamo permetterci di farlo anche noi. Logicamente mi dispiace per la ragazza perché era molto abbattuta, però in settimana la porteremo a cena e la faremo sorridere un po'. Ma paura sì, perché quando vai in svantaggio, mancavano 6 minuti alla fine della partita, 7 minuti più, ha dato 4 minuti di recupero, è normale che una squadra che si difende è un po' avvantaggiata. Nel cerchio prima le ragazze hanno detto molto probabilmente la situazione si è girata, perché quando prendevamo noi al 92esimo, al 93esimo, adesso l'abbiamo fatto, quindi molto probabilmente siamo state brave a credere anche magari nella fortuna e soprattutto nelle nostre qualità e nel nostro gioco. Le ragazze sono cresciute tanto in autostima, forse questo pareggio è dovuto anche alla voglia di recuperare grazie anche alla crescita di queste ragazze. Assolutamente sì, contenti anche per i tifosi di averli fatti felici e contenti anche di vedere allo stadio presidenti del calibro di quello del Parma e soprattutto il nostro amministratore delegato Giovanni Carnevali. Logicamente alle ragazze fa sempre molto piacere, anche a noi. Sì, sono contenta per il gol per primo, però soprattutto sono contentissima per la prestazione delle ragazze. Come hai visto abbiamo cresciuto tantissimo in questi mesi, quindi siamo contente di questo punto, ma soprattutto la prestazione, e andiamo avanti alla prossima. Sì, semplicemente il gruppo. All'inizio era un gruppo nuovissimo, con poche che è rimasta l'anno scorso, con l'idea del gioco del mister. Ci è voluto un po' di tempo per creare questo gioco, per le ragazze a credere in quella che stiamo provando a creare qui, e ci è voluto un po' di tempo e niente, stiamo sulla buona strada e siamo contente. E semplicemente spero che noi come squadra continuiamo su questa strada e continuiamo a crescere, a prendere punti, e sul mio personale spero di continuare ad aiutare la squadra e segnare qualche gol in più.